Mezzanotte 12 minuti, edizione della notte del nostro telegiornale. In primo piano la situazione in Siria, dove Palmira è caduta. L'antico sito archeologico è nelle mani dei miliziani dello Stato Islamico e l'UNESCO conferma la distruzione di monumenti che sono patrimonio culturale dell'umanità. L'ISIS decapita soldati siriani e mentre l'esercito iracheno si sarebbe ritirato in attesa di rinforzi, in serata la notizia che gli uomini del califfato avrebbero conquistato un importante valico di frontiera tra la Siria e l'Iraq. I particolari. Sei province, 95.000 km quadrati di territorio arricchito da 60 pozzi di gas e petrolio, numeri di quanto e cosa in Siria sarebbe oramai sotto il controllo dei tagliagole dello Stato Islamico. In serata poi è arrivata la notizia che i miliziani radicali sunniti di al-Baghdadi avrebbero conquistato il valico di frontiera tra Iraq e Siria di al-Walid, che dista soli 240 km da Palmira, città strategica sulla via di Damasco, città museo di storia millenaria e più. Sito blasfemo, secondo i dettami folli degli integralisti, luogo quanto mai a rischio, ora che i criminali al soldo del nuovo califfo sono in città a Palmira. Pezzi pregiati e trasportabili del patrimonio artistico e storico di Palmira sono stati messi al sicuro dagli uomini della sovrintendenza siriana. Bombe siriane destinate ai miliziani jihadisti sono caduti sul sito archeologico. Decine i soldati di Damasco uccisi dai tagliagole per conquistare Palmira. Molti civili e i militari decapitati, secondo fonti dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani. Vige il coprifuoco in città. La prigione di Tamdor, nome arabo di Palmira, ben nota agli oppositori di Bashar al-Assad, è stata assaltata e i detenuti liberati sotto controllo dello Stato Islamico, anche ospedali, aeroporto e quartier generale dei servizi segreti siriani. Bisogna reagire a quanto sta accadendo a Palmira, lo dice François Hollande da Riga, e anche l'America si dice preoccupata per l'evolversi della crisi, anche alla luce di quanto accaduto nel vicino Iraq, dove continua la battaglia per Ramadi, caduta sin troppo facilmente dopo un anno di assedio nelle mani delle milizie jihadiste sunnite che in serata hanno sfondato le linee difensive irachene nell'area est di Ramadi. Obama è preoccupato, nega che la coalizione stia perdendo la guerra contro lo Stato Islamico. Il problema, dice, sono le alleanze locali necessarie per fronteggiare i tagliagole e continua ad escludere un intervento americano con truppe di terra. Torniamo in Italia. Abdelmajid Touil, il giovane marocchino arrestato due giorni fa a Milano perché sospettato dalle autorità tunisine di aver avuto un ruolo strategico nell'attentato al Museo del Bardo del 18 marzo scorso, in quei giorni era in Italia, a scuola, vicino a Milano, come sostenuto dalle testimonianze di parenti ed insegnanti. Lo conferma anche la Procura di Milano, che ha acquisito i registri scolastici e che ancora sta analizzando i movimenti del ragazzo. I suoi familiari l'avevano detto subito dopo l'arresto. A marzo Abdelmajid Touil era in Italia con loro, a Gaggiano, nell'Interland milanese. E lunedì 16 e giovedì 19, quindi due giorni prima, il giorno dopo la strage al Museo del Bardo a Tunisi, il marocchino 22enne era in classe in questa scuola di Trezzano per seguire insieme a sua madre il corso di italiano per stranieri, nonostante fosse clandestino dal 17 febbraio, giorno dello sbarco a Porto Empedocle. Una presenza confermata dalle insegnanti che hanno consegnato il registro delle presenze agli inquirenti della Procura di Milano, che fa sapere di altri accertamenti in corso sull'alibi del ragazzo e che bisogna leggere le carte in arrivo dalla Tunisia. Verifiche che non erano state eseguite prima dell'arresto perché le indagini sono state svolte dalle autorità tunisine. Gli investigatori italiani hanno agito su mandato di arresto internazionale dalla Tunisia. Per i magistrati tunisini, Touil avrebbe partecipato all'organizzazione dell'attacco al museo, fornendo un supporto logistico agli attentatori. Ma maggiori dettagli li fornisce una fonte ufficiale tunisina, secondo la quale Touil avrebbe fornito le armi necessarie all'attentato, portandole agli assalitori del Bardo prima dell'attacco, dalla Libia alla Tunisia. Il suo ruolo, dunque, è ancora tutto da chiarire, così come è necessario ricostruire i movimenti che il 22enne marocchino senza documenti avrebbe compiuto negli ultimi tre mesi, da quando, 31 giorni prima dell'attentato, è arrivato qui dalla Libia fino all'arresto. Domani mattina, nel carcere di San Vittore, l'udienza per la sua identificazione, dove gli verrà chiesto se intende acconsentire all'estradizione. I reati contestati dalle autorità tunisine sono l'omicidio volontario e la partecipazione ad attività terroristica internazionale.
E sulla vicenda è intervenuto questa mattina alla Camera il ministro dell'Interno Alfano, secondo il quale il giovane marocchino arrestato quando entrò in Italia non era considerato pericoloso o a rischio di terrorismo né dalla polizia tunisina né da quella italiana. Andranno però chiariti, ha detto Alfano, i movimenti di Tuile sul nostro territorio. Questo nella sua informativa urgente in aula. Durissime le critiche da parte delle opposizioni. Per il capogruppo di Forza Italia Brunetta la vicenda dimostra tutta l'incapacità del governo di gestire l'emergenza immigrazione e i rischi di infiltrazione da parte di terroristi. La Lega invece insiste nel chiedere le dimissioni del ministro e chiede anche risposte dal Presidente del Consiglio perché, dice, esiste un problema di sicurezza del Paese. Intanto dall'aula della Camera in giornata è arrivato il sì definitivo al disegno di legge anticorruzione, pertanto torna a essere punito il reato di falso in bilancio e si allungano anche i tempi della prescrizione. Per lo stesso contro hanno votato Forza Italia, Movimento 5 Stelle, si è invece astenuta la Lega, un traguardo fino a pochi mesi fa ritenuto impensabile, ha commentato soddisfatto il Premier Renzi. Da qualche ora è finalmente legge il provvedimento che inasprisce le pene per i reati di corruzione e reintroduce quello sul falso in bilancio. Quasi nessuno ci credeva, noi sì, questo paese lo cambiamo costi quel che costi. Il commento a caldo di Matteo Renzi dopo il voto favorevole incassato a Montecitorio con il varo di una legge che si attendeva da anni e che ha preso le mosse da un testo presentato oltre 2 anni fa da Pietro Grasso prima di diventare Presidente del Senato. A favore della legge ha votato la maggioranza, affiancata da Fratelli d'Italia e SEL. La Lega si è astenuta, mentre contro hanno votato Forza Italia e i Grillini, che l'hanno definita un'occasione sprecata, una legge timida. Ma il Renzi a contrattaccare, chi urlava onestà, ora ha votato contro. Soltanto pochi mesi fa sarebbe stato impensabile il risultato raggiunto in Parlamento sulla lotta alla corruzione, ribadisce ancora il Premier, che sottolinea come da questo momento si siano creati strumenti più stringenti contro il crimine con pene più severe. Si allungheranno anche i tempi di prescrizione, ma per quello bisognerà attendere un apposito disegno di legge. Un provvedimento che anche il presidente dell'autorità anticorruzione Raffaele Cantone definisce quanto di meglio possibile. Soddisfatto anche il ministro della giustizia Orlando. Corrotti e corruttori tradiscono il paese, la nuova legge anticorruzione rende più forte l'Italia. Silvio Berlusconi si prepara a dismettere Forza Italia, ad annunciarlo è stato lo stesso Berlusconi in un'intervista televisiva nella quale l'ex cavaliere ha detto che nascerà un nuovo movimento che abbraccerà tutti i moderati italiani. Ma di questo futuro soggetto politico non sarò io il leader, ha detto l'ex cavaliere. Ci sono 2 o 3 persone che potrebbero prendere il mio posto di leader del movimento, ma di sicuro non ci saranno primarie, perché, afferma Berlusconi, la storia insegna che grandi leader come De Gasperi, Craxi e Berlusconi stesso non sono mai passati per le primarie. Il TAR del Lazio ha annullato la nomina di Francesco Lovoi a procuratore di Palermo. Era stato designato nel dicembre scorso dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. Una sentenza che non ha precedenti, che sta provocando un mezzo terremoto negli uffici giudiziari di Palermo. Il TAR del Lazio ha annullato la nomina di Francesco Lovoi, da gennaio capo di una delle procure più difficili d'Italia. Nomina decisa a dicembre scorso dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura e adesso azzerata dal TAR, che ha accolto i ricorsi che avevano presentato Sergio Lari, procuratore di Caltanissetta, e Guido Lo Forte, procuratore di Messina, che entrambi concorrenti per quel ruolo avevano sollevato dubbi sui criteri della scelta del collega Lovoi. Secondo il TAR, l'organo di autogoverno della magistratura non avrebbe motivato sufficientemente la sua scelta. Aveva l'onere della motivazione rafforzata, scrivono i giudici amministrativi, e condannano il CSM a pagare le spese di giudizio, 3.000 euro. In sostanza, il TAR si chiede quali siano stati gli indici di valutazione, quali i parametri che hanno fatto cadere la scelta su Lovoi piuttosto che sugli altri 2 candidati che pure avevano titoli e curriculum.
Alla notizia della sentenza depositata oggi, nessuno dei diretti interessati ha fatto commenti. Lovoi ha comunque confermato gli impegni dei prossimi giorni per le commemorazioni della strage di Capaci. E adesso che succede? La sentenza sarebbe teoricamente esecutiva subito, ma sia il CSM sia Lovoi potranno fare ricorso al Consiglio di Stato e chiedere la sospensiva. Dunque passerà del tempo. Se la decisione dovesse diventare definitiva, il CSM sarà chiamato a rifare la delibera e, cambiando le motivazioni, potrebbe comunque riconfermare Lovoi. Si è chiuso da pochi minuti a Riga in Lettonia il vertice europeo dei capi di Stato e di Governo. 2 ore e mezzo di colloquio, al centro la situazione in Ucraina e i rapporti con paesi dell'ex Unione Sovietica, ma a dominare gli incontri c'è stato soprattutto la questione del debito greco, un trilaterale, un colloquio a 3 fra il Premier ellenico Tsipras, la Cancelliera Merkel, il Presidente francese Hollande. L'obiettivo? Scongiurare il default di Atene, sbloccare la tranche di aiuti per le casse greche di 7 miliardi e 200 milioni. Dunque, dopo 2 ore e mezzo di colloquio al termine, nessuna dichiarazione rilasciata dai 3 protagonisti di questo colloquio trilaterale. Adesso il momento della pagina sportiva con Ugo Franci Canava. Buonasera Luca, buonasera a tutti. Sì, pagina sportiva che è un po' divisa. Calcio, ci occuperemo di calcio giocato, ci occuperemo del calcio che verrà, ma ci occupiamo anche dell'ennesima grana del mondo del pallone, quella legata agli insulti sessisti pronunciati la scorsa settimana dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti Felice Belloli. Belloli che oggi non è più il presidente, è stato dimissionato dal suo consiglio, aveva cercato di resistere fino all'ultimo rimettendo la palla proprio al consiglio direttivo, il quale però oggi lo ha sfiduciato all'unanimità. A questo punto toccherà al presidente federale, al presidente della Federcalcio Tavecchio, dirigere e sorvegliare l'iter che porterà alla elezione di un nuovo presidente, l'ennesima grana per un calcio che davvero non riesce a conoscere pace. Ci occupiamo del calcio giocato, anche perché questa sì è una bella pagina, almeno per quanto riguarda la Juventus. Juventus che, dopo aver conquistato il secondo trofeo di stagione, punta a questo punto, punta adesso davvero al triplete, un triplete da sogno, quello contro il Barcellona in Champions League, e questo cammino ha riflessi anche su quello che è il calciomercato. La conquista della 10ª Coppa Italia è stata celebrata dalla Juventus senza eccessi. Una festa sobria, già vista qualche settimana fa per l'arrivo del 4º scudetto consecutivo. La sempre più vicina finale di Champions League col Barcellona non permette cali di tensione. Il 6 giugno a Berlino c'è la possibilità di trasformare una stagione fin qui straordinaria in un qualcosa di irripetibile. Uno storico triplete riuscito da noi soltanto all'Inter di Mourinho nel 2010. La sfida con i Blaugrana non ferma però il mercato juventino. I 100 milioni di euro garantiti dalla cavalcata continentale consentono un piano di rafforzamento già ben avviato. Per l'argentino Dybala manca solo l'ufficialità. L'attaccante del Palermo è il primo rinforzo dei bianconeri, a buon punto anche nella corsa a Cavani. L'uruguaiano ha detto sì ad un quadriennale da 7 milioni netti a stagione. Ora bisogna trovare l'accordo con il Paris Saint-Germain, che valuta l'ex bomber del Napoli intorno ai 55 milioni. A Torino intanto si pensa pure al dopo Pirlo e Marotta ha già pronto un altro colpo a parametro zero. Nel mirino c'è Khedira, regista della Germania campione del mondo e del Real Madrid. Nella capitale spagnola è pronta la rivoluzione tecnica. Il presidente Perez vuole affidare la panchina a Benitez. L'allenatore del Napoli, avversario della Juventus sabato pomeriggio allo Stadium, prenderebbe il posto di Ancelotti, il cui divorzio dal Real alimenta i sogni di Berlusconi e Galliani, che vogliono riportare Carletto sulla panchina del Milan. Ci occupiamo adesso di Formula 1, Formula 1 che corre questo weekend in uno dei tempi della velocità, ovvero sia il circuito cittadino di Monte Carlo. In qualche modo forse un tracciato obsoleto, sicuramente non è obsoleta la Mercedes di Lewis Hamilton, una Mercedes sempre più performante che nella prima giornata di prove libere, come di tradizione a Monte Carlo di giovedì, ha rifilato ancora una volta distacchi vicini al secondo, a tutti Ferrari compresi.
Giovedì, giorno insolito per la Formula 1, non se si corre a Monte Carlo. L'atipico ma oramai consueto programma di prove che anticipa ad un giorno le prime libere ha rinnovato il duello in pista tra le duellanti Mercedes e Ferrari. Nulla di nuovo però sotto il sole, o meglio sotto la pioggia, che, caduta copiosa all'inizio della seconda sessione, ha costretto i piloti a una sosta forzata di oltre un'ora. Inevitabile lo scotto pagato dai novizi. Lo spagnolo Meri, con la sua Manor motorizzata Ferrari, non ha preso ancora le misure alle tortuose traiettorie del circuito monegasco. In testa è invece il solito Lewis Hamilton, che ha messo tra sé il compagno di squadra Nico Rosberg oltre 7 decimi. Terzo tempo per Sebastian Vettel, staccato quasi un secondo da Hamilton, poi alle sue spalle Kimi Raikkonen. Al di là dei distacchi, forse riducibili nelle prove ufficiali di sabato, i due ferraristi si sono però detti ottimisti in ottica gara, ma è proprio nel weekend del Principato che da sempre iniziano le grandi manovre per il mercato piloti. Proprio Raikkonen è alle prese con un rinnovo contrattuale attorno al quale sono già iniziate le schermaglie dialettiche tra le parti. Un rinnovo legato a doppio filo alla rigida spending review imposta da Sergio Marchionne, alla ricerca di giovani dal futuro assicurato quali Bottas ed Hülkenberg. Tra loro c'era anche lo scorso anno lo sfortunato Jules Bianchi, il cui nome assieme a quello del grande Michael Schumacher campeggiava sulle tribune, accomunando nella tragedia umana il campione consacrato e colui che avrebbe potuto diventarlo. Luca, a te. Grazie, allora non ci sono aggiornamenti, mezzanotte e 29 minuti, chiudiamo questa edizione ringraziandovi come sempre per l'ascolto, dandovi appuntamento alla prossima alle 7:30, buonanotte.